Buongiorno. Ciao. Bellissimo posto, ragazzi, ho dormito benissimo. Sì, ho fatto bene a fermarmi qui. Oggi dovrebbe essere bel tempo e voglio cercare di fare più chilometri possibile. Per questo motivo sono partito per primo. Sono le 6:10. Vediamo come viene la giornata. Ed ecco dove hanno passato la notte gli asini. Ne hanno 54, più hanno cavalli e pecore e come si chiamano gli altri? Ciao Ciuchino, questo non si mangia, eh? Gli asini li tengono per questioni didattiche, perché hanno una fattoria e dove vengono anche i bambini a imparare, a guardare. Poi che c'entra? La usano anche per la carne. Inizialmente lo usavano per il latte di asina, ma ora non più. E fanno quasi tutto loro. Bel posto, ragazzi, veramente un bel posto. E loro sono liberi, eh? Fino a novembre sono liberi di fare quello che vogliono e sono capaci di difendersi dai lupi, che qui ci sono tanti. Ciao Ciuchino, io vado, eh? Ho una buona vita. Robini? Ciao ciao. L'ho fatta, sono fuori itinerario. Devo aver perso in qualche simbolo e quindi vabbè. Dalla mappa ho visto che comunque questo sentiero riconduce esattamente sull'itinerario e quindi va bene, dai. Questa è una riserva naturale, è facile vedere animali del genere. Coniglietti che girovagano, guardate, un coniglietto. Siamo sempre a montagna. Questo era il luogo dove volevo dormire io, dove mi volevo fermare, a dire il vero. Questo era il posto dove mi volevo fermare ieri, per l'esattezza, eh. Allora, abbiamo fatto 10 km 43 in 2 ore e 43. Sono le 8:54, ora mi fermo e mangio. Mi sono fatto preparare un panino al rifugio con bresaola d'asina e formaggio di capra, sempre fatto da loro. Se passate per quel rifugio vi dovete rifugiare, assolutamente. Buon appetito. Non so se lo vedete, noi siamo a quel puntino a destra. Ora c'è una discesa che mi hanno sconsigliato di fare perché è veramente pericolosa. È lunga 1 km, ma è veramente tanta roba. È quasi, vedete, una parete verticale. E se ieri sono scivolato in una discesa molto più anonima, questa è proprio sconsigliata da fare dopo che ha piovuto, mentre piove. Si fa un po' d'asfalto fino a San Sepolcro, o da fino a quasi San Sepolcro, e poi si ricongiungono le strade e si allunga, assolutamente si allunga un pochino, ma vale la pena. Qui allora saltiamo. RMO di Monte Casale. All'interno non ho ripreso, ma posto incredibile, incredibile. Ed eccoci di nuovo nell'itinerario. L'originale viene da qua e noi veniamo da qua e dobbiamo proseguire per questa direzione. Ed eccoci arrivati a San Sepolcro. Questa sarebbe la fine della prima tappa, della prima tappa di oggi. Abbiamo fatto 16 km e
però è presto, sono le 10:30 all'incirca. Quindi ci rifocilliamo un pochino, magari compriamo qualcosa anche per dopo per pranzare e continuiamo. Veramente bello come paese, eh? San Sepolcro. Molto bello. E ora facciamo partire il prossimo itinerario. Ho fatto partire l'itinerario che ci porterà a Citerna, 12 km e 200 metri. Comunque la Subaru mi piace. Resta una bella macchina, proprio questa. E si prosegue. Ho preso il pranzo, sicuramente anche la merenda, forse anche la cena. Ora lasciamo Sansepolcro e vediamo com'è. Comunque questa tappa, questa parte della tappa non dovrebbe essere troppo difficoltosa. Proviamo bene. Allora, ho fatto un po' di strada, nel senso che ho camminato in mezzo alle macchine, insieme alle macchine, e adesso sono nella zona industriale, sembra, di Sansepolcro. C'è scritto strada interrotta. Ma una signora mi ha detto che a piedi si passa. Proprio rischio e pericolo, penso. Ah, stanno costruendo questo ponte, però sembrano lavori fermi, bloccati. Carino, no? Un buon augurio, buon cammino pellegrino, ma sarebbe più comodo un posto all'ombra dove potersi sedere, magari una fontanella d'acqua. Chiediti sarà dato. Però manca la fontanella d'acqua. Se poi è tutto, dai. Accontentiamoci. Mi rimangio tutto, fontanella d'acqua. Salmone pronto all'uso. Couscous. Il salmone è buonissimo. Il couscous è un po' asciutto. Piccola pausa fatta. Non so perché, ma oggi lo zaino mi sa più pesante. E riprendiamo. Gricignano, terre di presepi. Eccolo là il paese dove dobbiamo arrivare. Mancano all'incirca 3 km e oggi tanto sole, ho camminato diversi chilometri sotto lo scoppio del sole. Col cappello si può, va bene. 7,5 tonnellate. Paro paro. Ed eccoci arrivati a Citerna. Anche questo è un fine tappa. Oggi abbiamo fatto finora 31 km e 78 in 8 ore e 16. Sono le 3 e direi proprio di continuare a fare un altro po' di chilometri. Molto carina. Abbiamo incontrato un cagnolino. Una gratta gratta. Abbiamo da fare in pratica altri 20 km, 19 km e mezzo. E spero in 4 ore. Vediamo, dai. Posti bellissimi, un borgo dopo l'altro. È meraviglioso. È un cammino veramente bello. Per arrivare a Città di Castello, in questi 20 km ci sono 3 salite e 3 discese. Questa è la prima. Comincio a sentire la fatica e appena posso mi fermo per mangiare che ho di nuovo fame. Vitello tonnato. Non è bello da vedere, ma è buono. Roast beef. Già molto meglio. Ah, mi sono messo seduto sotto un castagneto. Facciamo sta salita. O torniamo indietro. Insomma, facciamoci coraggio. Chissà se ce la faccio. Ho dei seri dubbi. La prima salita credo che finisca laggiù in fondo. Quindi una sembra fatta. E incomincia la prima discesa. Prima discesa finita. Sta per iniziare la seconda salita. Qui a destra è la collina. 40 km fatti in 10 ore e 48. Però le sento. Ho preso la decisione di passare per la statale per raggiungere Lerchi, perché
La seconda salita mi segna Lerchi 3 km e 2, mentre se passo per la statale 2 km e 1. Sì, sono stanco e voglio assolutamente arrivare a Città di Castello, che manca, alla quale mancano 11 km e 9. A Lerchi ci siamo arrivati. Pausa, pausa obbligata ragazzi, sono stanco, ghiacciolo e qualcosa con lo zucchero. E continuo, sono le 6:30 e ho deciso di passare per la statale per arrivare a Città di Castello. È 43,63 km, siamo a 12 ore di marcia, 12 ore di via da quando sono in piedi, da quando cammino. A non crederci, sta piovendo. Allora, sta proprio piovendo, mi sono rifiutato di mettere l'antipioggia proprio perché tutt'oggi ho sofferto il caldo e ho sudato, quindi arrivo in ostello bagnato. Ho solo messo la protezione allo zaino, mi rinfresco anche un po' le idee, dai. Cerchiamo una sistemazione. Ho avuto grandissime difficoltà a trovare una stanza e sono le 8, considerate che finalmente ci sono riuscito, ma ho telefonato e ho camminato per molto, per lungo e largo, tutti gli hotel sono al completo e anche sabato sera, e ho trovato una stanza in un hotel però all'inizio della città, quindi torniamo indietro di 1,5 km. Colpa mia, l'ammetto, perché già sapevo che venivo qua a Città di Castello, ma non credevo che fosse così complicato, complesso. E vabbè, pazienza. Un'oretta dopo mi sono fatto la doccia, è già tutta un'altra cosa, ma sono provato. Dopo facciamo anche il riassunto dei chilometri. E ho visto che c'è un self-service lavaggio nella lavanderia, voglio vedere quanto ci mette a pulire i panni. La stanza è molto bella, poi ve la mostro, eh. Molto bella, ho pagato 60 euro. 48 minuti, peccato perché comunque è mezzo lavaggio, eh. Poi devo asciugare. Vabbè, adesso andiamo a mangiare. Allora, quella pizzeria, cavo d'occhiato, ha finito l'impasto. Mannaggia, vorrà dire che era buono. Però visto che ce n'è un'altra qua giù, c'è anche una porcheria. C'è una pizza. Bellissima. Pizza buonissima, ma c'è spazio anche per una frittura, giusto per rimanere leggeri. La frittura buonissima, ma la pizza meglio, anche se avevano dei primi e dei secondi bellissimi, la pizza ci stava. Adesso andiamo a vedere che fine hanno fatto i panni, eh. Panni asciuttissimi in 20 secondi, in 20 minuti. Non so se me l'ha rovinati, però almeno sono asciutti. Adesso le pieghiamo e le prepariamo per domani. Insomma, dai, come stanza è anche troppo, diciamo. Sì, potrei tenere un pochino più ordinato, però. E questa è stata la seconda tappa del mio cammino di San Francesco. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su come feedback, magari iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video del cammino, lasciatemi un commento se avete qualcosa da dirmi. Un grazie particolare va a chi si è abbonato al canale perché sostiene attivamente questo mio progetto. Ragazzi, grazie di cuore. A breve pubblico la terza tappa. Grazie della visione, a presto e ciao. E mi raccomando, voletevi bene. This place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.